un'escursione sulle vie dell'acqua, uno dei beni più preziosi che abbiamo sulla Terra. Un luogo molto frequentato ma sempre affascinante, il torrente Orvenco. Il monte Quarnan forma un impluvio che alimenta le sorgenti di questo torrente. Si parte da Artegna in località Salt fino a raggiungere il territorio di Montenars. Il sentiero scorre accanto al torrente che forma innumerevoli pozze e cascate, molto frequentate durante il caldo periodo estivo. Questa settimana non ho potuto partecipare alla solita escursione. Paolo e Luigi hanno provveduto a sopperire a questa mia mancanza. Poco dopo la partenza si passa accanto ai resti dell'antico mulino Comuni. Nonostante il lungo periodo siccitoso che stiamo attraversando, in questo torrente l'acqua non ha mai smesso di scorrere. Nel corso dei millenni il torrente ha formato il suo percorso scavando le rocce. Si cammina su un comodo sentiero, passando in un territorio praticamente incontaminato. Negli anni il torrente è stato reggimentato con delle briglie che non pregiudicano però la sua bellezza. Passiamo sotto le rovine del castello di Rovistagno. Un'area di sosta ed alcuni ponticelli agevolano il percorso. Queste acque pulite sono l'habitat ideale per il gambero di fiume e la trota fario. Man mano che si sale, il dislivello diminuisce e le acque scorrono più dolcemente. Quota 400 metri circa, il rio confine confluisce nell'Orvenco. C'è assenza totale di acqua e molti alberi sono caduti nel suo gretto. Nell'Orvenco invece l'acqua che scende dagli Spresis del Quarnan non manca mai.
dopo le ultime cascate, il sentiero sale verso il rio confine per poi ridiscendere verso l'agriturismo al Tulin. Il sentiero di rientro ripercorre quasi totalmente la traccia della salita. Grazie per la visione, ricordatevi di iscrivervi al canale.